Voglio fare questo video perché non voglio vedere nessuno fallire quest'anno e perché voglio cercare di aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Perché ho già visto tantissime storie su Instagram con scritto gli obiettivi e i propositi per il 2019. Innanzitutto è bellissimo che voi condividiate i vostri obiettivi, così potranno diventare una sfida per voi stessi e un motivo in più per portarli a termine. Però dovete prendere gli obiettivi nel modo giusto. Ho visto moltissime persone scrivere tra i propri obiettivi, leggere di più, alzarsi prima, svegliarsi prima, iniziare un nuovo business, perdere 5 kg, insomma tantissimi buoni propositi. Però in questo modo, come avete notato e come ho notato io stesso, sono molte di più le volte in cui falliamo. Perciò invece di dirti voglio leggere di più, prendi questa frase, scomponila e trasformala in un ordine, in un'azione, in qualcosa che tu devi fare ogni singolo giorno, ogni singolo mese o ogni singolo lasso di tempo. Puoi trasformare la frase voglio leggere più libri in leggerò un libro al mese. Così facendo hai già una cosa da fare, hai già un compito, un dovere da eseguire e quindi qualcosa che ti farà iniziare quel proposito che ti eri dato. È bello che tu ti dia dei propositi e li condivida e quindi trasformare ciò che era un proposito, ciò che vuoi raggiungere, in un'abitudine, in una cosa che non finirà mai. E qui non si tratta solo dell'iniziare, perché l'iniziare è la prima fase, il 50% del lavoro. Il restante 50%, una volta eliminata la frizione che avevi prima, quella del non iniziare, si basa tutto sulla costanza e sull'evitare la procrastinazione. Dei suggerimenti per eliminare la procrastinazione sono semplicemente eliminare le cose che ti fanno evitare di fare quello che vuoi. Per esempio, se vuoi leggere di più, puoi semplicemente eliminare da attorno a te tutte le fonti di distrazione che ci sono e quando vai a letto, nel tuo comodino, non lasci appoggiato il cellulare, la sveglia o altri oggetti, ma lasci semplicemente appoggiato il libro che vuoi leggere quel mese. Insomma, devi eliminare le distrazioni per eliminare la procrastinazione, perché più aumenta la procrastinazione, più è difficile riconcentrarti in quello che stai facendo e mantenere costante una cosa che hai iniziato. E se tu riesci a mantenere costante quella cosa e a farla diventare una abitudine, ti sarà molto più semplice farla proseguire per tutta la durata della tua vita. E una cosa che puoi fare, conservata la tua buona abitudine, è prendere e scriverti la tua giornata ideale, per filo e per segno, ora per ora, minuto per minuto quasi, con tutte le cose che vorresti fare, con tutte le cose che vorresti nella tua giornata ideale. Dopodiché te la appendi lì in fronte e lavori abitudine per abitudine, minuto per minuto e cerchi mese per mese, anno per anno, di costruire quell'abitudine. E non è una cosa istantanea che tu devi dire da questa settimana alla prossima settimana avrò quell'abitudine. No, tu devi concentrarti in 3 mesi per ogni singola abitudine. Una volta passati 3 mesi, una volta visto che quella cosa ti viene ormai naturale, puoi passare alla seconda abitudine. Dopodiché, anche se tu ci metterai 2, 3, 4 anni, insomma il tempo che ti ci vorrà per assimilare queste abitudini, una volta fatto, lavorato quei 5 anni, avrai creato la tua giornata perfetta e da lì in poi non dovrai più lavorare per assimilare le abitudini che volevi avere o che vorresti avere. Da lì in poi la tua giornata perfetta sarà ogni giorno della tua vita e ciò che puoi costruirci sopra sta a te. Puoi costruirci sopra qualsiasi cosa tu voglia. Io per esempio ho sempre voluto costruire l'abitudine di scrivermi le cose che volevo fare il giorno prima. Quest'anno, al posto di dirmi voglio pianificare la mia giornata la sera prima, mi sono preso una lavagna e come obiettivo è devo scrivere le cose che devo fare domani e con questo pennarello nero scriverò tutto quello che voglio fare la giornata seguente. In questo modo risparmierò tantissimo tempo, ma così puoi fare anche tu, non è difficile. E l'ultima cosa che voglio consigliarvi, che voglio dirti, è non puntare subito al massimo. Un esempio è semplicemente voglio cambiare il mio fisico, voglio essere allenato, voglio dimagrire. Inizio con 3 sedute di palestra alla settimana, tantissime sedute. Dopo 3 settimane smetto perché sono esausto. Quello che voglio dirti è prova a iniziare con semplicemente 1 seduta a settimana. Potrà sembrarti pochissimo, quasi una cavolata per raggiungere il tuo obiettivo e potrai dirmi sì, ma mi ci vorranno anni. Però quella seduta riuscirai a continuare ad effettuarla e farla settimana per settimana, anno per anno. E anche se sarà semplicemente una, nell'arco di un anno saranno 52 sedute. Quando magari prima ne avresti fatte 3 la prima settimana, ti saresti
saresti stancato, o magari addirittura avresti fatto le prime due in 4 giorni, ti avrebbero dilaniato e non avresti più pensato di tornare in palestra. Anche se poco, inizia a fare qualcosa, elimina la frizione prima iniziando a fare e mettendoti delle azioni, non dei propositi, delle vere e proprie azioni. Insomma, scrivi i tuoi propositi come se siano azioni, eliminando prima la frizione e poi la procrastinazione. Non scriverli, come ho già visto in tantissimi post di Facebook e Instagram, come semplici propositi, cose che vorresti fare in più. Quindi una cosa che ti consiglio di fare adesso è prendere e fare questa lista di propositi, trasformare questa lista di propositi in azioni e mettere quella lista di azioni sul tuo Instagram, sul tuo Facebook, insomma condividere quelle azioni in modo che sarai più motivato a farle. Poi se vuoi puoi anche taggarmi su Instagram, mi chiamo Zed Forzani, in modo che anche io possa vedere quello a cui vuoi arrivare e magari anche commentarlo se c'è qualcosa di particolare, e poi magari l'anno prossimo ci potremmo trovare di nuovo con quella lista di cose che volevi fare e confrontare quello che realmente hai fatto e quello che non hai fatto e ripartire nuovamente. Perché sì ragazzi, saranno migliaia le volte in cui sbaglierete, ma saranno in quelle volte in cui sarete giusti che farete realmente un cambiamento. Quindi continuate a sbagliare, continuate a provarci e prima o poi ce la farete, prima o poi riuscirete ad ottenere i vostri obiettivi. Io stesso ho fatto tantissimi errori, io stesso ho provato tantissime cose e la gran parte sono andate male, però quelle volte in cui sono stato giusto, quelle volte in cui sono riuscito, la soddisfazione ha sommerso tutti gli altri miei insuccessi. Quindi continuate a provarci. Detto questo, mi auguro che non partiate con il piede sbagliato quest'anno. Vi auguro un anno fantastico e spero che riusciate ad arrivare a tutti i vostri obiettivi. Iscrivetevi se siete interessati all'educazione personale. Lasciatemi un mi piace se il video è stato interessante e vi è piaciuto. E che dire, ci vediamo nel prossimo video. Buon anno e ciao a tutti ragazzi.